Abbiamo detto ormai tutto. E noi daremo la parola al campo, che ricordiamo l'appuntamento Borussia Roma Giovanni Marmotte fissato a lunedì prossimo, ovvero il 10 novembre alle ore... No, non lo so che ore. 21. Stavo per chiedertelo io, alle 9. Alle 21. L'orario che preferiamo, tra l'altro. Orario perfetto, ragazzi. Orario perfetto. E quindi, insomma, noi lanciamo sempre l'appello, insomma, di sostenerci. Poi dalla pagina del Borussia Roma lanciano sempre eventi anche per lanciare la questione. Poi dopo ogni partita si danno notizie quanto prima. Abbiamo visto con piacere che anche ex giocatori nostri come Alessandro Spitalieri, che salutiamo, seguono ancora le nostre avventure, e questo ci fa veramente tanto piacere. Noi, ripeto, adesso dopo l'ultima pausa musicale ritorniamo con gli ultimi saluti. Brevissima parentesi sul calcio, perché stasera c'è la Champions League, dai, per rimanere in tema di club de football. C'è questa Juve stasera. Stasera c'è la Juve e domani c'è la Roma. Giorgio già sorride. Non lasciamo insomma svelare nulla. E la hit è degli Ecosmith e Cool Kids, che sta andando moltissimo questi giorni in tutte le varie radio nazionali, e noi anche la lanciamo qua su Radio Roma Futura. Questa piace pure a Giorgio, sono sicuro proprio. Ci sentiamo dopo.
Erano gli Ecosmith con Cool Kids. Allora, rientriamo quindi per l'ultima parte. Ormai sono le 18:25. Stiamo proprio rispettando il ruolino di marcia, anche se abbiamo cominciato qualche minuto più tardi, perché dovevamo iniziare comunque alle 16:30. E invece comunque sono le 18:30, ma rimaniamo ancora qualche minuto in vostra compagnia qui su Radio Roma Futura, in diretta dallo studio di Villa Gordiani. Allora, quindi chiudiamo la parentesi Borussia Roma. Avevamo già dato l'appuntamento. Stavo dicendo durante la pausa musicale, però tanto ormai, cioè, io come parlo la tiro, che siamo, il Borussia Roma al momento, in chiave disciplinare, 0 cartellini gialli, 0 cartellini rossi. E quindi sottolineiamo il fatto al presidente Stefano Rota, che l'anno scorso in Serie B ci sono stati gli Staschiacci che hanno preso il premio della squadra più corretta, ma il Borussia Roma, a causa di un'ammonizione, se non erro, di Tacelli o un'espulsione di Fioravanti, è successo che la coppa di disciplina, il trofeo per la squadra più corretta è saltato clamorosamente. Quindi quest'anno il Borussia Roma punterà fortemente a questo. Perché a noi piace giocare bene anche in modo corretto. Esatto, allora il motto del Borussia Roma è sempre fondato sul maggior rispetto degli avversari in primis, e poi comunque ragazzi, bisogna sempre mantenere un certo rigore, perché l'arbitro può sbagliare. Io sono il primo che comunque mi innervosisco e mi arrabbio, lo dico apertamente. Ecco, Giorgio fa il segno classico che comunque faccio durante il campo, ovvero stai calmo, alla Ibra. Però comunque l'arbitro può sbagliare, è un essere umano, insomma, possono sbagliare tutti, quindi manteniamo sempre un certo rigore, una certa calma. Allora, piccola parentesi sul calcio, perché rimaniamo sempre in chiave Champions. Stasera ritorna la Champions League, non c'è Club de Football, la trasmissione seguitissima ed è in onda tutti i venerdì sera in prima serata qui su Radio Roma Futura dalle ore 20 per tutta la serata, insieme a Maxi Morgante, Federico il Pampasozio, Davide Moroni e poi comunque l'angolo delle scommesse di Davide Di Cosmo, tutti i venerdì sera. E comunque Davide tra l'altro ci dovrà dare delle spiegazioni venerdì sera ne parlavo in macchina mentre andavamo alla partita io e te, sì. Esatto, perché cominciano ad arrivare i primi messaggi, insomma. David, vediamo un po' con questo ragazzetto che si chiama Matteo Pietrosante, che conduce la Tana dei Lupi insieme a Valerio Valeri, che poi comunque venerdì faremo il confronto tra le due giocate, Mori? Vero, assolutamente. Insomma, capitolo Champions League di calcio per chiudere questa trasmissione. Insomma, giocano Juventus e Roma. Senti, sulla Roma non mi far dire niente, li prego. Da niente, romanista, niente, proprio niente. Scaramanzia al massimo. Scaramanzia totale. Sì, sì. Però comunque sono due partite importantissime. Molto importanti. Perché la Roma va a giocare in un campo ostico, quello di Monaco, in Germania, mentre la Juventus deve per forza vincere stasera con l'Olimpia. Esatto. Vi chiedo un parere sulla Juventus, visto che è una partita calda, sono le 18:30, tra due ore scenderanno in campo. Per il bene, io so che siete di parte, però per il bene del calcio italiano forse sarebbe meglio che la Juventus vinca, vada avanti. Io penso che in casa possa fare risultato contro l'Olimpia, che Allegri è anche tenuto a fare risultato per non far nascere ulteriori voci sulla sua panchina, ecco. Perché è il primo campionato, però cappa ancora un po' di rendita dal lavoro di Conte. Certo. E in Europa la Juve ha sempre un po' stentato questi ultimi anni, anche con Conte, e anche con lui, deve fare qualcosa in più. Assolutamente. Ricordiamolo che lui è nel girone, un Atletico Madrid davvero lanciato con Simeone da
da due anni, insomma, è al vertice del calcio l'Atletico Madrid. No, ma poi ecco, sono due squadre, sia la Juventus che l'Olympiacos, che io le metto sullo stesso livello. È brutto dirlo, ragazzi, ma il calcio italiano è arrivato ormai ai livelli di quello greco. Sì, diciamo che infatti la Juve deve fare i punti con l'Olympiacos e col Malmö, perché sono dirette avversarie. Dato per scontato che se vince stasera, mi sembra, l'Atletico Sì. Madrid è già qualificato. E quindi questi 6 punti con Malmö e l'Olympiacos li deve fare. Quindi li deve fare tu, Giorgio, vedrai la partita questa sera della Juventus o no? Penso di no. No, non la vedi. No, forse il secondo tempo. Va bene, quindi. Prima devo andare al campo a seguire gli allenamenti della squadra. Devo far vedere che ancora sono vivo. Senti, ma queste stampelle adesso come funzionerà? I tempi di recupero, come va questo piede? Piano piano migliora, penso altri 3-4 giorni e poi finisco di usare le stampelle. Ma è una microfrattura, è confermato? No, sinceramente no. Ho preferito dare retta al fisioterapista che mi ha detto invece di andare direttamente dallo specialista che ti sfila 60-70 € e ti dice quello che ti ho detto io. Quindi, insomma, i tempi di recupero non devono essere troppo lunghi. No, Ho 10, massimo 15 giorni. capito. Beh, non è la prima volta che ti succede, hai detto una cosa simile. Già, le stampelle le hai già usate, se non erro. Sì, l'avevo usate qualche tempo fa, un paio d'anni fa, sempre col calcetto, però giocavo sotto in quella partita. Giocavi? Giocavo in mezzo, Ah, in mi mezzo, sono no. accartocciato sul pallone. Quindi non tra No, le. no, era una partita tra amici. Ho capito. Beh, le partite tra amici, però, ragazzi, sono sempre le peggio. Io mi ci sono lussato una spalla con queste maledette partite. Così che alla fine uno magari anche involontariamente ti interviene, ma non. Magari più perché è scordinato, più che altro. Ricordo che Emerson, non mi ricordo se stava alla Roma o alla Juve, giocava una partita tra amici in porta per non farsi male e si è rotto il polso. Non so Vedi, la società cosa gli quindi ha fatto, ma insomma. storie sfigate, se vogliamo così dire, dai. Insomma, Giorgio, magari non ti buttare giù, che è un periodo che poi passa, dai. Attenzione perché ancora il mister interviene. Appunto, ricorda, sono proprio arrivato adesso il messaggio. Ricordate che stasera Paolo Galli sarà protagonista sul campo a 8, sì, con i Penguins. Lui dice con il Borussia Mönchengladbach, ma noi diciamo con i Penguins, che è l'altra squadra del mister Angelini, che gioca a calciotto, però specifichiamo. Tra l'altro, magari se facciamo l'appello al capitano. Anche Carlo Da Corte, se vuole venire qui in trasmissione, è un ospite gradito nelle prossime puntate, oppure un bel collegamento telefonico ci farebbe veramente piacere, anche con il capitano Da Corte dei Penguins. Quindi Paolo Galli stasera sarà protagonista alle ore 22 a Mentana, in quel di Mentana, quindi là già